that Camarillo Brillo flaming out along ahead. Bentornati, ben ritrovati e benvenuti per tutti coloro che non ancora ci seguono, non hanno mai visto le nostre video degustazioni. Oggi presenteremo degusteremo un bianco, devo dire finalmente un bianco, ancora una volta di Usilian del Vescovo, un'azienda agricola che abbiamo già recensito. Questo bianco è nominato e chiamato, gli hanno assegnato un nome, Usilian del Vescovo gli ha assegnato un nome, Ginestraio. E come sempre procederemo step by step con la nostra solita, diciamo, le nostre solite fasi, il nostro solito modo di intraprendere una degustazione e di intendere il vino e di farvelo ovviamente soprattutto conoscere, descrivendovi ciò che sentiamo. E come diciamo sempre, se pensate che quello che noi vi raccontiamo, che io nello specifico vi racconto, possa riflettere, rispecchiare quelli che sono i piaceri l'orgasmo del vostro gusto, ecco, diciamo così, allora non vi resta altro che comprare il vino, è molto 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 semplice. Bene, poche chiacchiere come sempre, anche se i tempi come sapete sono molto dilatati, ma ecco, vorrei fare un piccolo appunto sui tempi. D'altra parte, se si degusta un vino, lo si deve fare con una certa flemma, ecco, diciamo così. Flemma che dipende da tutta una serie di fattori, dal fattore principale, cioè di degustazione del vino vero e proprio, ad una serie, diciamo, di altre variabili che inglobiamo noi per spiegarvi quello che facciamo, più che altro, non così complesse. Ecco. Quindi i tempi sono lunghi, ma sono dei tempi, secondo noi, giusti per la degustazione di un vino. Bene, allora andiamo a presentare questo vino. Vi dicevo, Usilian del Vescovo, ne abbiamo già parlato, abbiamo già presentato e degustato un vino, un rosso di Usilian del Vescovo, e successivamente sicuramente, devo dire, ne degusteremo altri, almeno un altro. Oggi degustiamo questo, mi aiuto sempre con il tab, con il pad. Questo è un bianco, è un IGT, indicazione geografica tipica, chiamato il Ginestraio. Vitigno è un Chardonnay in purezza, suolo 90% sabbioso, esposizione ovest, densità di impianto 5.000 piante per ettaro, sistema di allevamento cordone speronato impalcato 80 cm, come era d'altra parte per il rosso di Usilian del Vescovo, produzione per ettaro 65 quintali, vinificazione qualcosina. Le uve raccolte a mano vengono trasportate in bins in cantina, dopo un'accurata cernita vengono diraspate e pigiate, il mosto viene chiarificato e la fermentazione è condotta a temperatura di 15-16 gradi. Il vino affina in botti da 5 ettolitri per 4 mesi con batonnage giornalieri, segue un ulteriore affinamento in bottiglia per 6 mesi, bottiglie prodotte 4.000 per vendemmia. Questo è tutto quello che ci dice il produttore sul vino, che ci dice Usilian del Vescovo sul vino. Noi lo abbiamo ovviamente stemperato, dandogli una temperatura giusta, quella che secondo noi poteva essere una temperatura giusta. Sposto un attimo il bicchiere, altrimenti c'è il rischio che faccia dei danni. Ovviamente, lo ripeto fino allo sfinimento, quello che noi facciamo è andare a degustare il vino per farvelo conoscere, la solita metafora del palazzo di 10 piani. Quello che noi facciamo qui è, utilizzando per l'appunto la metafora del palazzo di 10 piani, supponiamo di dover attraversare un palazzo di 10 piani passando solo attraverso le scale. Il nostro compito è accompagnarvi fino alla fine della prima rampa di scale, in modo tale che possiate per l'appunto conoscere il vino. Dopodiché la restante parte del palazzo dovete diciamo, attraversarla da sola, e questo significa comprare il vino, appassionarvi e apprezzarlo soprattutto con chi volete, con chi più vi è simpatico, ecco, diciamo così. Bene, puliamo un po', visto che la capsula è di un alluminio, diciamo, di buona qualità e quindi ha lasciato diversi residui. Credo di averlo pulito per bene, posso procedere con la stappatura del sughero.
Bene, il vino credo sia ad una buona temperatura, lo sento già al tatto dalla bottiglia, non mi sembra né troppo freddo. Mi è scappato per un attimo il cavatappi, nulla di grave. Dicevo, né troppo freddo né ad una temperatura un po' più alta, diciamo, della media. D'altra parte, di questo periodo le temperature sono veramente poco piacevoli. Fa veramente troppo caldo. In tutti i modi, la temperatura, dicevo, mi sembra buona. Posso servirlo. Ecco, una nota, una parentesi su questo vino. Questo vino lo assaggiai per la prima volta facendo una degustazione cieca. Quello che sentii inizialmente di questo vino fu proprio quello che poi ovviamente sentirò quasi sicuramente, a meno che la bottiglia non abbia, diciamo, avuto dei problemi così, ma non credo. Quindi quello che sicuramente vi racconterò anche adesso è stato proprio subito percettibile all'inizio. Ve lo dico perché poi quello che sentirò, che vi racconterò, richiama per l'appunto il nome di questo vino. E per dirvi che facendo una degustazione cieca ovviamente non si poteva ragionare, ricondursi al nome del vino e associarlo, diciamo, a questo sentore particolare che si era sentito all'inizio. In tutti i modi partiamo dal vino, partiamo dal colore. Ovviamente quando si beve una bollicina, si degusta una bollicina, un bianco che ha subito, o meglio, che è stato diciamo messo, ecco, predisposto per una temperatura di servizio, solitamente il bicchiere si diciamo si appanna un po', ecco, permettendo non proprio bene la degustazione, l'analisi visiva, ma in tutti i modi in questo caso non c'è nessun problema. Allora direi, partiamo dal colore. Il vino è limpido, è trasparente, non presenta alcun residuo, è proprio puro al 100%, limpidezza, trasparenza. E per quanto riguarda il colore potrei dire che qui siamo di fronte ad un giallo paglierino. Un giallo paglierino di poca intensità, ecco, non è un giallo paglierino forte e pimpante, un giallo paglierino fioco, ecco. Limpido e trasparente. Poco altro c'è da dire sull'analisi visiva, proprio perché il vino si presenta, diciamo, al massimo della sua ecco, perfezione, tra virgolette, non presentando difetti. Procediamo per l'appunto ora con l'analisi olfattiva, vediamo che cosa, ecco, ci dice il vino al naso. Allora, il vino posso dire che è fino. È un vino franco, un vino che non presenta difetti e devo dire perfetto, nel senso che non presenta né difetti e non mischia sentori in confusione, ecco, non fa confusione tra le varie famiglie, le classifica per bene, ce le porta al naso in maniera corretta, giusta, con una buona intensità, senza fare troppi miscugli di sentori, di famiglie olfattive, chiamiamole così. Quindi un vino, dicevo, fino, franco, di buona intensità, la quale porta al naso una caratteristiche di famiglie odorose ben distinte. Allora, la prima può essere una famiglia fruttata, che ricorda frutti a polpa bianca abbastanza maturi. Può ricordare un pochettino, può ricordare, è un misto tra una banana e un frutto leggermente meno maturo, ecco, della banana,
sempre a polpa bianca, direi potrebbe anche ricordare una pesca a polpa bianca. In tutti i modi, quello che è ben caratteristico di questo omino è questa presenza della famiglia fruttata, ben distinta, ben distinguibile, ecco. Quindi frutti a polpa bianca, semimaturi, maturi e semimaturi. Io ci ho riconosciuto, ho riconosciuto, devo dire, la banana e la pesca, ma si potrebbe andare ancora più a fondo. Altra famiglia molto caratteristica di questo vino, che poi sarà quella che evidentemente credo, questo poi non ve lo so dire, però da quello che ho potuto sentire io, quella che poi richiama il nome del vino. Bene, viene fuori un sentore molto floreale, abbastanza floreale di questo vino, che richiama fiori quali il gelsomino, ma nello specifico ancora di più che del gelsomino, la ginestra. Allora, sono per me due fiori un po' malefici perché non li sopporto molto. Proprio per questo motivo riesco bene a distinguerli. Peraltro sono due fiori che più o meno hanno lo stesso profumo, ma quello che si distingue qui è molto, molto, molto la presenza floreale e il sentore di ginestra. Posso andare ancora un po' più a fondo, vediamo se riesco, diciamo, a percepire qualche altra cosa. La parte dei lieviti, devo dire, è quasi, quasi poco percettibile. E per il momento, devo dire, non mi viene altro, scusate, per l'analisi olfattiva. Procediamo dunque all'analisi gustativa e vediamo come si comporta il vino, se si traduce in quello che abbiamo detto per l'analisi olfattiva, oppure se la, diciamo, questa traduzione viene un po' sporcata cambiando le carte in tavola. Ecco, allora, confermiamo subito la parte fruttata. In bocca la parte fruttata è presente, si traduce bene. Si traduce bene e in che maniera si traduce? All'inizio conferma questo frutto a polpa bianca semimaturo. Sul finire invece ricorda e richiama di più frutti a polpa bianca e a polpa gialla, un po' più acerbi. Per esempio, mi viene in mente l'ananas, un frutto che mangiato a maturazione corretta, ovviamente presenta la parte dolce, ma ancor più caratteristica la sua parte acerba, la sua parte acre. Dopodiché in bocca viene il bello perché qui sprigiona in maniera chiara, limpida e decisa la parte floreale. La parte del fiore viene fuori parecchio, questa leggera velatura amara, caratteristica peraltro dei fiori, e proprio questa percezione floreale di ginestra. A me ricorda la ginestra proprio limpidamente questo vino. Ed è veramente molto caratteristico. Ovviamente poi possiamo parlare di cose un po' più tecniche. Ha un buon supporto di acidità, gli zuccheri non sono molto presente, in un vino particolarmente zuccherato. La sapidità, procedo con un ulteriore assaggio. È un vino dove la parte sapida, ecco, bene che l'ho riassaggiato perché ovviamente non la ricordavo, la parte sapida viene fuori abbastanza bene. Quindi direi un vino all'alcolicità, direi un vino mediamente caldo, e devo dire la parte dei duri predomina un po' di più. Ho detto sapidità, ho detto sostenuto da una buona acidità che non disturba.
Quindi mi permetto di dire che la parte dei duri è decisamente più, più presente, più pesante, ecco, della parte rispetto alla parte dei morbidi. Per quanto riguarda sensazioni retroolfattive, devo dire la sensazione retroolfattiva principale è proprio questa presenza amaricante, diciamo così, che a me, ripeto, ricorda molto la natura floreale, i fiori, la ginestra nello specifico. Procedo con un ulteriore assaggio, ma credo che non c'è più nulla da dire del vino, lo faccio per goduria personale, ecco, condivido la goduria con voi. Sì, quello che ho detto penso che possa bastare. Penso che un vino sia un vino molto interessante. Ora, a titolo informativo, non so se c'è scritto il prezzo, questa è una nostra pecca. Dimentichiamo sempre di chiedere ai produttori il prezzo con cui presentano i loro vini al pubblico. Non mi so dire quanto è il prezzo di questo vino al pubblico, però vi posso dire che è un vino, un bianco sicuramente molto interessante. Un bianco da comprare, un bianco che ovviamente non è blasonato come molti bianchi italiani, è un bianco che non chiede nulla né a se stesso né agli altri, ma è un bianco ovviamente da assaggiare e da apprezzare. Per quanto riguarda gli abbinamenti, vi posso dire che ovviamente col pesce andrebbe tutto a braccetto, un bianco va sempre bene con il pesce. Posso però dire che questa nota floreale, secondo me, accompagna molto molto bene anche piatti a base di verdure. Siamo nel periodo estivo, le verdure adesso sono molto rigogliose, quindi secondo me può accompagnare benissimo un piatto di verdure, ovviamente leggero, fresco, che non siano particolarmente pesanti, ecco. Penso di aver detto tutto, penso che ci possiamo salutare, io vi do appuntamento alla prossima video degustazione. Per il gusto relativo edito da Mandolino da Mandolino Design, io sono Tiziano, questo è tutto, viva il vino, alla prossima!